Federico Lombardo di Montegliato per l'azienda Firriato, un'azienda siciliana. Presentiamo un pochino questa azienda, quali vini producete, quanti sono gli ettari, qual è la vostra produzione? Certamente, allora, Firriato nasce negli anni 80 con un obiettivo, ovvero quello di andare a scoprire la viticoltura in tutti i contesti siciliani, perché la Sicilia è un vero e proprio continente dal punto di vista vitivinicolo e può esprimere tantissimi contesti pedoclimatici. In Sicilia abbiamo le isole come Pantelleria e soprattutto Favignana, cioè la viticoltura marina, abbiamo la viticoltura collinare nella zona dell'agro trapanese e poi abbiamo la viticoltura di montagna sull'Etna. E Firriato riesce a coprire tutti e tre questi contesti pedoclimatici, questi terroir. Firriato oggi conta ben 6 tenute, 380 ettari di vigneto, tutti condotti in regime di agricoltura biologica certificata. Altro aspetto interessante, come dicevo, noi facciamo viticoltura a Favignana. Abbiamo l'unico vigneto dell'arcipelago delle Egadi. Abbiamo deciso di riportare la vite a Favignana, diciamo noi, dopo un secolo, ma in realtà a Favignana la viticoltura per fare vino non c'era mai stata, proprio perché ci dovevamo confrontare con la viticoltura di mare. Quindi abbiamo trovato questo contesto produttivo particolarissimo con un suolo molto molto particolare e terra emersa molto giovane, stiamo parlando di terra emersa del quaternario, e poi c'è l'influsso marino, il vigneto è allo stesso livello del mare e viene fertilizzato naturalmente dalla posidonia marina, che è una pianta che cresce sul fondo del mare, dove le mareggiate la staccano dal fondo e sicca il sole sulla spiaggia e il vento la porta sul vigneto. Qui noi produciamo 3 vini, un rosso, un bianco e un passito, tutti da vitigni autoctoni siciliani. Quindi abbiamo il Nerolo d'Avola e il Perricone per il rosso, lo Zibibbo, il Grillo e il Catarratto per il bianco e lo Zibibbo in purezza per quello che è il passito. Viticoltura ma anche ospitalità. Assolutamente, ultimamente abbiamo aperto 3 strutture ricettive, una sull'Etna, una nell'Agro Trapanese e una a Favignana, ristrutturando, facendo un recupero conservativo di 3 bagli seicenteschi. Quindi chi decidesse di venire a fare turismo, enoturismo in Sicilia, di venirci a trovare, troverebbe delle strutture completamente conservate in cui fare una vacanza ricca sia di relax ma soprattutto di significato.